Iniziare questa relazione. Innanzitutto ringraziando le compagne che hanno reso possibile l'effettuazione di questo congresso, adesso la ricerca della stampa, la produzione del materiale e così via, che sono Maurizia, Elisa e Paolo, mi pare. Ecco, io mi direi a dare un applauso. Perché in realtà ci si dimentica sempre, no? Sembra che le cose vadano a posto da soli. In realtà, se non ci fossero quelli che si occupano di tutti i problemi burocratici e organizzativi, rischieremmo di fare delle cose meno diciamo strutturate di quelle che facciamo. Allora, noi arriviamo al congresso di oggi dopo aver fatto una serie di congressi locali. Nei congressi delle principali strutture, per cui non sono tutti i congressi, abbiamo avuto la partecipazione di oltre 500 lavoratori. Non è un dato politico, eh? Se è politico potrei scrivere 1000. Sono 500 lavoratori in carne e ossa che al massimo saranno una decina di strutture, quelle più consistenti, dove c'è stata un'ottima presenza e anche un dibattito. L'altra questione, la questione su cui voglio richiamare la vostra attenzione, mi avete già sentito dirlo altre volte, noi dobbiamo anche riflettere com'è stato possibile che assieme abbiamo costruito 25 anni fa un sindacato di classe nell'industria che è l'unico esempio che c'è in Europa e che funziona anche oggi. Anzi, rappresenta per i lavoratori un riferimento rispetto al fatto che sono senza organizzazione sindacale al di fuori della CUN. Io credo che su questo dovremmo riflettere. Io indico due elementi. Uno è rappresentato dai valori fondativi di questa organizzazione, che stanno scritti nello statuto, ma che sono, ad esempio, l'uguaglianza, no? Che è un elemento importante, e le altre cose che trovate sulle tesserine di adesione alla nostra organizzazione. Per cui riflettiamo che forse il relativo successo che abbiamo avuto dipende anche dal fatto che i valori, le radici su cui abbiamo avviato questa operazione, impossibile era, perché non c'era, nessuno l'aveva fatta e non avevamo esempi da prendere. E l'altra cosa che io penso che su cui dobbiamo riflettere è che riguarda la qualità delle relazioni tra i compagni delle nostre organizzazioni, ossia il fatto che noi non abbiamo avuto, e spero non avremo mai, la competizione tra i gruppi dirigenti. Noi abbiamo avuto uno stile di lavoro che dobbiamo mantenere, che è quello che discussione, anche forte, serrata, con contrapposizione,
ma finita la riunione non c'è la continuazione della contrapposizione, per cui ognuno si organizza per contro un altro gruppo, perché se facciamo questo non ci occupiamo delle questioni che stanno alla base, che dovrebbero stare alla base dell'azione sindacale. Se riflettete, che molti di voi hanno la conoscenza, ci sono, non è che il nostro è l'unico sindacato di base, cioè sono nati con noi o giù di lì o prima altre organizzazioni di base in questo paese, ma sono tutte, hanno avuto tutti dei problemi, sia secondo me di riferimenti generali, ma sia anche di modalità con quali si svolgeva il dibattito, il confronto nell'organizzazione, e sono ridotte quasi tutte a delle robe che sono poco più delle sigle, insomma. Il direttivo, io penso che dovrà, da un lato, valutare se alcune presenze che abbiamo realizzato recentemente assumono una valenza strategica e di conseguenza se lì concentriamo una parte dell'attività e delle risorse dell'organizzazione. Parlo dell'Ilva di Taranto e parlo delle aziende Fiat, ad esempio di Torino, dove abbiamo, i compagni hanno costruito una presenza in quasi tutte le aziende del gruppo Fiat, da Mirafiori e altri. Inoltre il gruppo Fiat, grazie al lavoro di alcuni compagni che sono qui, abbiamo attivato una presenza a Melfi, che avevamo perso perché c'erano stati decentramenti. Manteniamo una presenza a Cassino, più tardi arriva il compagno Pirozzi, che finalmente è rientrato a lavorare all'Alfa Sud, e verificheremo con lui e con gli altri compagni e col direttivo ovviamente come considerare queste presenze. Non è che queste presenze esauriscono il lavoro all'Electrolux o in altre aziende, ma bisogna valutare se nella nostra strategia futura il fatto di intervenire su, dico, due aziende che complessivamente raggrupperanno più di 30.000 metalmeccanici sia una cosa di interesse generale dell'organizzazione e non sia solo un problema che riguarda quelli di Taranto o quelli di Torino. Poi è chiaro che dobbiamo definire le aree di intervento prioritario, ma dovremo anche esaminare la situazione di alcune strutture che in questi congressi hanno dimostrato o hanno segnalato delle carenze importanti. Se la difficoltà a convocare i compagni di strutture dove abbiamo gli iscritti, non uno o due, abbiamo gruppi anche consistenti di iscritti che però hanno avuto una fatica e una difficoltà molte volte non superata a far vivere i congressi in quelle realtà. E anche di questo credo che il direttivo se ne dovrà occupare. L'altra questione centrale su cui
dobbiamo continuare la nostra riflessione riguardo la presa d'atto del contesto in cui siamo chiamati ad operare. Ossia, noi abbiamo a che fare con i banchieri centrali che decidono della vita e della morte di milioni di persone e che sono i cani da guardia del grande capitale. Sono quelli che con le loro politiche hanno prodotto la crisi e sono gli stessi che oggi si propongono come medici, ovviamente facendo pagare il prezzo ai ceti popolari, insomma, i lavoratori, pensionati, i giovani. Adesso non voglio parlare della Grecia, però pensiamo cosa è accaduto in Grecia quando un governo nuovo ha tentato di mettere in discussione le gabbie decise da, ossia le politiche di austerità varate dalla Troica, che è una brutta parola tanto. L'altra questione che abbiamo presente è quella che ho accennato prima dell'inizio dei lavori, è la guerra. Noi di queste cose dobbiamo parlarne noi, ma dobbiamo portarle anche tra i lavoratori, altrimenti passano messaggi sbagliati. La guerra è chiaro che è il frutto di una nuova forma di colonialismo dei paesi occidentali che hanno scatenato l'ira di Dio, provocato morti, massacri e così via, ufficialmente era per portare la democrazia. In realtà quello che hanno portato è sotto gli occhi di tutti, no? Una guerra sullo Stato Islamico e azioni di guerra in quasi tutti i paesi occidentali. Dovremmo anche riflettere su perché non hanno bloccato la guerra che lo Stato Islamico sta portando avanti. Questa guerra forse si poteva bloccare all'inizio, in un periodo precedente all'attuale. In realtà io credo che la destabilizzazione di quell'area sia funzionale ad alcune operazioni politiche. Credo che i sauditi, che sono riferimento del mondo occidentale, è andato anche, non so come definirlo, insomma, Renzi a omaggiare uno dei principi, che è un paese dove si frustano gli oppositori, insomma, non c'è uno straccio di democrazia, non è che non c'è la democrazia, non c'è niente, le donne non possono guidare, devono essere sempre accompagnate, eppure perché hanno il petrolio e garantiscono di usare il petrolio per provocare le crisi o per affermare il dominio nel mondo degli Stati Uniti e di altri paesi, e vengono considerati di alleati preziosi. In realtà questi hanno un interesse che continui la guerra perché temono che l'Iran, l'Iraq e dalla Siria si costruisca, non dico una società democratica, questo è un percorso complicato che devono fare loro, si costruisca un potere forte in Medio Oriente.
Ovviamente anche Israele è interessato al fatto che rimanga l'instabilità. E ho già ricordato al congresso di Milano che 15 giorni fa credo i curdi e i soldati iracheni hanno arrestato un gruppo di combattenti dell'ISIS, li hanno catturati, e tra questi c'era un alto ufficiale israeliano. Ovviamente la notizia è apparsa e è sparita subito dai mezzi di comunicazione, così come il ruolo della Turchia, no? Se l'ISIS ha bisogno di soldi e il petrolio lo vende attraverso la frontiera turca, comprano il petrolio e senza le armi che qualcuno del mondo occidentale gli vende, senza i soldi del petrolio, quella guerra non sarebbe divampata come è adesso. E adesso sono molti spaventati perché è fuori controllo. Qui non voglio su queste robe fare a lungo, voglio solo dire questo è il contesto, ma noi dovremo comunque sviluppare la nostra azione. Non è che siccome ci sono questi problemi stiamo buoni, no, noi dobbiamo mantenere la nostra capacità di iniziativa sui problemi che riguardano i ceti popolari. L'altra questione rilevante riguarda la migrazione dall'Africa, dalla Siria, no? Noi assistiamo a un fenomeno, l'hanno definito anche altri, di tipo epocale, nel senso che si muovono milioni di uomini e di donne, e questo cambierà la situazione dei paesi occidentali. Perché da un lato dovremmo prendere atto che è finita l'epoca in cui i paesi europei potevano saccheggiare l'Africa delle risorse degli uomini e di tutti. Quest'epoca è finita, non è che non c'è più niente, ma sta finendo, andrà avanti, voglio dire, con sussulti ancora per un po' di tempo, ma non è più, non siamo più al tempo appunto dell'Inghilterra, del Belgio e degli altri paesi coloniali. Siamo in una situazione in cui chi abita nei paesi, diciamo, dell'Africa oggi ha coscienza che sono stati espropriati per secoli di diritti e di risorse e giustamente pretendono di avere la loro parte. Non ci sono risposte facili neanche a questa questione, perché come vedete i forcaioli italiani pensano che i nostri problemi dipendano da chi sta peggio di noi, no? Ovviamente questo serve, come è sempre stato nella storia, a nascondere l'operato del potere, no? Che sono, come ho detto prima, i banchieri, ma sono anche i fantocci dei governi nazionali. Io credo che noi dovremmo, Mustafa, realizzare, come abbiamo deciso a gennaio, un'assemblea, un congresso nazionale della Cuba Immigrazione, in modo che riprendiamo un'attività per unificare
o per l'uguaglianza, insomma, tra i lavoratori migranti e i lavoratori italiani. Perché è una cosa che a me sconvolge, che forse milioni, forse comunque molte persone non si rendono conto che da un lato c'è un fenomeno che non è arrestabile. Potete mettere i fili spinati, ma arrivano, che rischiano la vita, muoiono, ma molti riescono ad arrivare e accettano condizioni di lavoro miserabili, no? 3,5 euro all'ora a raccogliere i pomodori, mandarini, arance e quant'altro. E gli italiani fanno fatica a capire che quello è la questione che interessa a noi, perché prima o poi, se non fermiamo questa forma di schiavitù, noi saremo trascinati sempre di più verso il basso. Tra l'altro è già quello che è successo, perché in Italia il monte salari annuo non corrisposto ai lavoratori è di circa 100 miliardi all'anno. Vuol dire 6.600 euro in media all'anno, 550 euro al mese in meno. Ossia lo spostamento gigantesco di ricchezza dai salari ai profitti. Secondo la Banca d'Italia sono 1.000 miliardi che dal 90 al 2013 sono passati dalla disponibilità dei lavoratori ai profitti, alle speculazioni e così via. Noi nel nostro operare ovviamente incontriamo anche altre organizzazioni, quelle diciamo tradizionali. La FIOM, che ormai è presa di un declino inarrestabile, secondo me non si rendono neanche conto i gruppi dirigenti di questa dinamica della portata, così come non si rendono conto che questa roba è accaduta per alcuni motivi, adesso ne citerò tre, mi pare. Uno, quando negli anni 70 FIBA UIM sciolsero le loro organizzazioni e toccava alla FIOM sciogliersi e si sarebbe costituito il sindacato unitario dei meccanici, forte di 1 milione di lavoratori e con quella carica, diciamo, di cambiamento molto forte. La FIOM si è tirata indietro, sia Trentin, allora era lui il segretario generale, si è tirato indietro perché il Partito Comunista temeva o non voleva la presenza di un forte sindacato di classe che inevitabilmente avrebbe oscurato il ruolo del partito, non la P maiuscola. Per questa roba, insomma, lì non è che non la fai e rimani fermo, no, non la fai e da lì parti ad arretrare. La seconda questione che voglio richiamare riguarda il ruolo di Luciano Lama nell'accordo alla Fiat, quella famosa con la lotta e della marcia, che erano migliaia, non 40.000, cui Lama sostituì la FIOM dopo la famosa marcia, andò da Giovanni Anelli e gli dice:
che lui è un ex militare, era, no? Avete vinto, ditemi dove devo firmare. E ha firmato quel disastro che sappiamo bene, no? E l'altra cosa che ha comportato questa vicenda è che hanno poi terremotato il gruppo dirigente della FIOM, Claudio Sabatini, che ha l'esperienza del Partito Comunista dell'Emilia, sono una storia, fu colpevolizzato dalla sconfitta alla Fiat, stette anche male. Poi gli proposero di andare a fare il segretario generale della FIOM in Sicilia. In Sicilia sono tre gatti in metalmeccanica. E fu bocciata la sua candidatura dal direttivo della FIOM della Sicilia. Per cui lui fu messo nelle condizioni di uscire, lui, Pio Galli, che era un ex operaio licenziato dalla Caleotto di Lecco, che aveva mantenuto le caratteristiche di un operaio che si trovava a fare sindacalista, ma che sapeva qual era la condizione di quelli che erano in fabbrica, che avevano lavorato con me. Allora, queste scelte, a cui si aggiunge la FIOM che accetta l'accordo truffo sulle RSU, ossia quell'accordo che dà a CGIL e CISUIL un terzo dei delegati delle RSU, e che consente a loro, hanno consentito al fatto che il padronato decidesse quali organizzazioni chiamare a discutere, e chiamarono la Polverini, come sappiamo, no? L'UGL fu un'operazione fallita, ma fu un'operazione per dire che CGIL e CISUIL aprivano gli altri sindacati minori. In realtà era un'operazione contro di noi, no? L'UGL doveva dire ai lavoratori: guarda, c'è un sindacato lì che non è CGIL e CISUIL e che ti rappresenta. Queste scelte, è chiaro che hanno portato via via la FIOM a una perdita di ruolo. E il padronato via via ha scelto FIM e UIM come interlocutori, e la FIOM di volta in volta si accodava alle scelte, alle politiche contrattuali decise dagli altri. A Landini, chi lo vede nei vari talk show, vede che non gli manca la passione, cioè che parla, grida, si agita, ma lo fa sempre per finta, perché in realtà la sua presenza nel talk show, quello che parla, grida, si agita, è in realtà sostitutiva del ruolo sindacale che la FIOM non è più in grado di svolgere. Parliamo della FIM un attimo. La FIM, che è l'altro sindacato che troviamo nelle nostre aziende, si scontra con la FIOM solo per affermarsi come interlocutore dei padroni. Cioè, non è che si scontrano perché hanno linee rivendicative diverse. Scontro con la FIOM su varie cose, ma l'obiettivo è solo quello di continuare ad emarginare la FIOM.
per il rinnovo del contratto nazionale, sia la FIM che la FIOM, parlano quasi esclusivamente di metodo, senza parlare dei contenuti. Si trovano più facile parlare di metodo, di modelli, che parlare appunto dei contenuti. Oggi viene proposto il modello tedesco, come sappiamo, e c'è una discussione tra la FIOM e la FIM sul modello tedesco, che discutono di modelli, purtroppo non è una novità perché è sempre stato fatto così da anni. Io credo che se dobbiamo parlare dei tedeschi, lo dobbiamo fare partendo da un obiettivo, cioè che i salari dei lavoratori italiani siano uguali a quelli dei lavoratori tedeschi. So di cosa parliamo. Parliamo appunto solo di modelli astratti. In conclusione su queste robe voglio dire che il film FIOM-UIM otterranno da Federmeccanica tutto praticamente. Otterranno tutto perché non chiedono niente. Per cui il contratto anche questa volta si chiuderà con quelli che guideranno al fatto che il padrone hanno accettato le richieste, ma in realtà col fatto che non portano a casa niente perché non stanno chiedendo niente. Noi cosa possiamo pensare per il rinnovo del contratto? Vi prego poi di discutere di queste proposte, perché prima o poi dovremo rendere pubblico ai lavoratori cos'è che la FLMUNITY pensa per il rinnovo del contratto. Io penso che dovremmo chiedere un aumento del salario di 500 euro al mese, ricordate i dati prima, una riduzione dell'orario di lavoro di 4 ore settimanali a parità di salario. Poi dovremmo affrontare la questione anche di quei lavoratori che fanno i lavori usuranti, siderurgia, catena di montaggio, non solo, no? Per questi lavoratori io penso che noi potremmo chiedere a carico delle aziende un permesso retribuito per i 3 anni che precedono la data in cui maturano i diritti alla pensione. L'altra cosa, sono due cose, sono ancora, riguarda uno, dobbiamo rivendicare il ripristino del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non è che possiamo solo dire, poi lo dirò anche, magari cos'è il job hunting. No, noi non rinunciamo a rivendicare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non la cazzata delle tutele crescenti, no? L'altra questione riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Qui le aziende devono essere responsabili e sbattere direttamente i rifiuti. Non possono appaltare persino alle mafie lo smaltimento dei rifiuti, i risultati che non c'è solo la terra dei fuochi, ma c'è la Lombardia e le altre regioni dove abbiamo tanti di questi tipi.
fortemente inquinati. Poi dovremmo dire anche un no, che riguarda il rilancio che fanno sul fondo della sanità. No, per la semplice ragione che se fai la sanità privata vuol dire che di fatto rinunci al sistema sanitario pubblico universale. Non è che ci sono varie. Una tendenzialmente sostituisce l'altra. E noi siamo perché il sistema sanitario pubblico universale sia magari risistemato un po', una garanzia per tutti quelli che sono in questo paese. Tra l'altro la questione del fondo sanità e la ripetizione di quello che hanno fatto con Cometa, no? A un milione di lavoratori hanno sottratto TFR, illudendo che non ci sarebbe stato visioni ricche per tutti, in realtà un fallimento completo questa roba, il risultato anche lì. Ci siamo chiesti perché sindacalisti impegnati a gestire con le banche i fondi di pensione hanno come conseguenza portato che le loro organizzazioni non si sono impegnate per difendere la previdenza pubblica. Cioè, quindi sarà più di mira di Dio di anni che le pensioni non vengono rivalutate. Un paese dove ci sono ancora 4 milioni di uomini e di donne che dovrebbero vivere con 500 euro al mese e sono lì a dire si spende troppo per le pensioni. Mentre la questione importante della nostra attività, su cui ci sarà anche la relazione di Sostolo, riguarda la salute nei luoghi di lavoro e il fatto che questa organizzazione attualmente è parte civile contro le morti provocate dall'amianto, dall'inquinamento, all'Olivetti, all'Ilva, all'UM, all'Alfa Romeo e ad altre aziende. Parlo di aziende meccaniche, perché poi questa attività aveva cominciato con la ThyssenKrupp. Poi la sviluppiamo anche all'interno della Cuba, che sono i chimici e così via. Tra l'altro con i compagni di ARCA, che è il sindacato dei chimici, abbiamo presentato, attraverso i legali, un ricorso al Tribunale per i diritti dell'uomo, quello di Strasburgo, per chiedere la condanna del governo italiano per l'Eternit, perché il governo, la regione, i comuni hanno un obbligo di vigilanza sul fatto che viene salvaguardata la salute. E questo non è stato fatto. Con questo apriamo un terreno nuovo e importante per noi. Quello che volevo sottolineare è che noi dobbiamo evitare che
una volta che siamo parte civile ci freghiamo della questione. Quel problema degli avvocati, il problema non è degli avvocati, non è un problema tra il pubblico ministero e gli imputati. Noi dobbiamo garantire sempre la presenza visibile dei lavoratori delle nostre organizzazioni. Se resistete c'è ancora 3-4 questioni. Uno riguarda la finanziaria e Renzi. Chiaro, con le misure sulla sanità si sta cancellando il diritto alla cura, perché si tagliano le prestazioni e comunque con il ticket ci sono milioni di persone che non si curano più, perché per fare un esame completo del sangue uno deve pagare quasi 200 euro, no? E quelli che hanno le pensioni basse, che sono milioni, questo paese via via ha rinunciato a curarsi. Del Joe Biden abbiamo parlato, un po' ricordo solo che dobbiamo sempre indignarci quando parlano che il Joe Biden ha trasformato il lavoro precario in lavoro stabile. In realtà rende facili i licenziamenti senza giusta causa. Il problema è che non parla lunga sul governo, no? Che al di là delle elemosine elettorali, le mance che sta facendo, è che spreca i soldi pubblici per cose. C'era l'affitto di un aereo, 500 milioni all'anno, che servirà solo per portare in giro lui, come dicono a Milano, a fare il galasso. Poi magari ci sono i milanesi che fanno tradurre il termine. Oppure il fatto che prendiamo due droni armati dell'ira di Dio, di missili, mitragliatrici, bombe, che ovviamente non terremo ferme da qualche parte, no? Verranno usate per sostenere le azioni militari, diciamo, degli Stati Uniti. E così comunque sono un sacco di soldi. Quella dei droni in realtà è una spesa all'interno delle spese militari che nel nostro paese assommano a parecchie decine di miliardi di euro. Confindustria. Squinzi è il padrone. Con Renzi hanno realizzato praticamente il loro sogno, no? E li realizzano senza neanche chiedere. Infatti Squinzi si è incazzato con Renzi perché vuole essere lui al tavolo dei trattativi, mentre Renzi fa per conto suo tutto quello che vogliono i padroni, no? Ma Squinzi è anche, diciamo volgarmente, spiritoso, perché si lamenta con CGIL e CISL che fanno richieste salariali e CES. È una roba da rotolarsi per terra delle risate, no? Se non fosse una roba seria. Però oltre a lamentarsi di CGL, CISL e Squinzi, ha fatto il 10 di gennaio un nuovo accordo sulla rappresentanza che rafforza il monopolio
di CGL, CISL, UIL e cancella la democrazia in azienda. Non entro nel merito perché ne abbiamo parlato quasi dappertutto nei congressi locali. Come siamo a Milano, volevo dedicare due parole all'Expo, a questa roba che hanno pompato in modo pazzesco. Allora, Expo, noi tutti abbiamo già pagato 2,4 miliardi per acquistare le aree. Renzi propone di stanziare un altro 1,5 miliardi per utilizzare l'area. Il bilancio del periodo in cui c'è stato pare che sia in perdita, si parla di almeno 400 milioni. Nella sostanza abbiamo almeno 4 miliardi di euro spesi in un'opera di dubbia utilità, mentre quelle risorse potevano utilmente essere utilizzate per dare risposte anche parziali ai problemi sociali. Ultimo punto. La Cuba ha deciso di proclamare lo sciopero generale. In linea generale saremo costretti a farlo da soli, salvo due realtà sindacali di base che probabilmente supereranno con noi. Si tratta dell'USI e del SICOM. Le altre sigle abbiamo fatto una riunione, non solo rivendicano la firma dell'accordo del 10 di gennaio, ma rivendicano anche il fatto di partecipare a quelle elezioni. È chiaro che se noi facciamo lo sciopero generale, uno dei punti sarà quello della democrazia dei luoghi di lavoro. Potremmo scioperare per la democrazia dei luoghi di lavoro con quelli che hanno firmato l'accordo che prevede che la maggioranza delle RSU più uno firma gli accordi che valgono per tutti, che chi ha più iscritti firma per tutti e che non si può fare niente contro. Ho detto prima, non è che hanno fatto meccanismo infernale, per cui quelli che hanno 50% più uno o di iscritto all'RSU decidono per tutti. La cosa grave è che il 49% sono d'accordo, non può fare niente, perché è previsto che se si ostacola in qualsiasi modo si viene sanzionato. Poi gli altri argomenti dello sciopero generale all'incirca li ho già trattati quando ho parlato di questa roba. In conclusione, e voglio l'ultima frase, vorrei dire a qualche compagno che ogni tanto ho incontrato anche facendo
i congressi locali o che si incontrano nell'attività, che questi compagni sono un po' rassegnati. Non credo nella possibilità di un cambiamento. Io voglio ricordare, raccontando una piccola storiella, che la nostra organizzazione è come un fiume che non va sempre diritto. Delle volte ci sono delle ansie, sembra che ritorni indietro, ma se noi guardiamo le cose sul medio e lungo periodo, il fiume finisce comunque al mare. Cioè, io credo che noi dobbiamo avere questa consapevolezza, trasmetterla ai quadri, ma trasmetterla ai lavoratori, per tentare di riaprire e di contrastare, riaprire, diciamo, una fase di conquista e di difesa dei lavoratori. Grazie.